Benissimo, buonasera signori, benvenuti a questo webinar della serie 2018 sul Forex Trading. Parliamo di inefficienza. L'obiettivo del webinar è molto semplice. Vogliamo semplicemente vedere l'aspetto che ha un'inefficienza e vogliamo dare una definizione un po' precisa, che sia anche una piccola linea guida per la nostra operatività, che sia automatica, che sia discrezionale, non importa. Ok, una linea guida, diciamo, per tenere a mente che cosa può essere definito un trading sistemico e cosa invece non lo è. Intanto che aspettiamo gli ultimi accessi, un minutino o due, potete fare due cose, anzi dovete fare due cose se non l'avete fatto fino adesso. Uno è quello di iscrivervi al canale YouTube Trading 2.0, dove se non li avete già visti, per esempio, ci sono i due video introduttivi a questo webinar della rubrica carta e penna, dove spiego, insomma, tutto quello che c'è da sapere su questo argomento in formato, diciamo, appunto carta e penna o professore alla lavagna, una cosa del genere, con una rubrica che sta trovando tantissimo riscontro positivo. Quindi iscrivetevi al canale Trading 2.0 di Sergei Magalà qui su YouTube, e per seguire tutte le iniziative formative, webinar, i corsi, le dirette Facebook, dovete mettere like sulla pagina Facebook. Ok, Sergei Magalà, TradingWheel.0 Italia. Anche se mi avete tra le amicizie di Facebook, ok, perché adesso molte cose le posto solamente sulla pagina. Mi raccomando, ok, fatelo nel frattempo. Aprite i vostri browser o pagina Facebook, trovate la mia pagina, mettete like, iscrivetevi al canale, così possiamo proseguire con il webinar. Perfetto, se mi confermate che ci siete, partiamo con il contenuto. Yes, perfetto. Belli attivi. Molto bene. Allora, da uno studio, e sono serissimo, non sto facendo dell'ironia o degli sfottò dell'analisi tecnica, ok? Dopo non andate in giro a dire che Sergei denigra l'analisi tecnica o qualche suo sfortunato collega, ok, guru del trading. Allora, da uno studio online umanistico ed ornitologico del MIT. Il MIT, per chi non lo sa, è il Massachusetts Institute of Technology, ok? L'istituto, l'università, diciamo, più prestigiosa, una delle più prestigiose al mondo per quanto riguarda i contenuti e le materie scientifiche, ok? I trader, a quanto pare, si dividono in due specie: il pollo, o il solito pollo, quindi la categoria più comune, è quello che dà tutto per scontato. Per tutto cosa intendo? La miriade, l'overflow, l'esagerazione della quantità di informazioni che ci vengono propinate. D'accordo? Oggi il trader è veramente sommerso da informazioni di ogni genere e di ogni tipo, ed è molto difficile capire quale sia valida, quale no. È molto difficile scremare queste informazioni, però stiamo già correndo, perché comunque il solito trader, che cosa fa? Dà tutto per scontato, ok? Ci siamo passati tutti, ok? Io in primis, d'accordo? All'inizio prendevo
su tutto, ogni corsettino, ogni contenuto gratuito trovato sul web, ogni discussione sul forum, sui vari forum del trading, le leggevo, le assimilavo come se si trattasse, dando per scontato che si trattasse di un flusso di informazioni che mi potevano essere utili in qualche modo per guadagnare sui mercati finanziari. Ero il solito pollo. Bisogna passarci per forza perché all'inizio uno che vuole guadagnare sui mercati finanziari in ogni caso deve avere tanta voglia di imparare. Ok, quindi per forza si passa da questa, diciamo, da questa fase. Il problema si complica è se si perdura troppo, d'accordo? Dopo si va, bisogna fare un po' di chiarezza. Se non si fa abbastanza chiarezza, che cosa succede? Succede che rischiamo di interiorizzare delle immani sciocchezze, ok, comunemente discusse, comunemente proposte, come per esempio la storia della propria strategia. Ho sentito in queste settimane diversi, diciamo, ho guardato diversi video su YouTube, diverse dirette Facebook, diversi webinar dove si parlava dell'applicare una sua strategia, nel senso che una strategia possa essere in qualche modo personalizzata o selezionata, ok, su misura, su attitudine disciplinare o psicologica del trader. Guardatevi i video della rubrica ca carta e penna sui sistemi di trading, sulla definizione dei sistemi di trading, ne parlo in maniera più dettagliata. Quindi il pollo è quello che si inventa la propria strategia e la applica con disciplina e psicologia. E la maggior parte delle strategie, fra virgolette, del trading che trovate pubblicati sul web, proposti nei video YouTube, piuttosto che su Facebook, piuttosto che nei webinar, piuttosto che nei corsi a pagamento, sono semplici invenzioni. Ok, invenzioni che non esistono, non hanno alcun riscontro pratico. Ok, ovviamente il solito pollo di cosa si nutre? Della prima cosa che gli viene data, proposta sotto forma di mangime intellettuale, ovvero l'analisi grafica. Ok, il pollo introdotto al trading, che cosa fa? Gli viene data, diciamo, una matita, una penna virtuale e gli si fanno unire i puntini sul grafico, un po' come si fa quel giochino della settimana enigmistica. Si uniscono i puntini con dei segmenti o delle rette, vengono fuori delle trend line piuttosto che delle formine geometriche, piuttosto che dei pattern a forma di pipistrello, o di farfallino o di altre cose, ok? Questa è la vita del solito pollo. Ovviamente non è il solito pollo che fa parte tra il 95-97% di trader perdenti su base annua. Anche perché qui proprio davvero non si capisce che perda, chi possa per essere tanto stupido da perdere soldi sui mercati finanziari, mentre abbiamo a disposizione tutta questa miriade, tutta questa quantità di informazioni. Ok. E poi c'è la seconda categoria al quale, diciamo, credo comunque cerco di appartenere. Il pollo ricercatore. Ok, il pollo di ricercatore è uno stadio più evoluto, ok, a livello di evoluzione ornitologica. Il pollo ricercatore è quello che si pone delle domande, quindi non dà le cose per scontato, cerca di filtrare il flusso delle informazioni. Si accorge di non trovare risposte sensate, perché se siete un attimo dentro questo modo in maniera più o meno pragmatica, vi accorgerete che qualsiasi dubbio poniate sull'argomento trading online, di risposte sensate ne troverete pochissime. Ok. E alla fine, non trovando sufficienti
risposte sufficientemente soddisfacenti, diventa ricercatore e si dà delle risposte da solo. Ok. Sottolineo che qui non si parla di contrapposizione tra trading algoritmico o discrezionale. Io li faccio tutti e due, quasi la totalità di trader sistemici li fanno tutti e due, parlo di trader sistemici vincenti, e quasi la totalità dei trader discrezionali, ok, salvo qualche eccezione, fanno anche riferimento a ricerche, ok, prese dal mondo del trading algoritmico sistemico. Ok. La cosa importante è che il trader pollo ricercatore capisce il valore delle informazioni. Ok, l'unico modo di guadagnare sui mercati finanziari che abbiamo è quello di lavorare con delle informazioni di una certa qualità. Okay. Bisogna anche rendersi conto quanto danno possono fare le informazioni sbagliate. Adesso, durante questo web, nel momento di questo webinar, ripercorriamo un piccolo, diciamo, modus operandi di un pollo ricercatore. Okay. Guardatevi i due video della rubrica carta e penna, faccio un breve riassunto, definizione del sistema di trading. Un sistema di trading, proprio la fra virgolette definizione accademica che mi sono inventato io, che spero venga ripresa da qualche sistemista. E la cosa importante, cioè la cosa interessante, è appunto capire l'esistenza di questi passaggi anche al trader discrezionale. Non obbligo nessuno a scegliere la strada del sistemista. Quello che vi suggerisco è comunque trarre, rubare più informazioni possibili da un trader, dai trader che hanno un approccio sistemico, d'accordo? In ogni caso. Quindi un sistema di trading, sono quelli quando vi fanno i webinar, quando ve lo vendono nei corsi, piuttosto che li vedete in un video o su una fiera del trading, se vi vendono una cosa sotto forma di trading system vuol dire che se si tratta di un sistema di trading, sarà una cosa che contiene un insieme di condizioni o azioni, if do, quindi se succede una cosa, fai questo, quindi compra o vendi, okay, che seguono una certa caratteristica del mercato, duratura e persistente, perché non deve essere una volta che una cosa che salta fuori ogni tanto. Ok, deve essere una cosa osservata con una certa durata, con una certa regolarità. Ok, che se seguite regolarmente e con tutti gli accorgimenti del caso ci porteranno del profitto. Questo cosa vuol dire? Ovviamente un sistema ha senso solamente se ci porta del profitto. Ok, sembra una cosa scontata, ma non lo è affatto. Ok, perché molti dicono: ah, ma io seguo questa cosa qui, ok, ma ci hai mai guadagnato? No, perché dopo la psicologia, la cosa, no, è un sistema, deve essere seguito perché ci siano delle ragioni a monte che ci facciano credere che con quel sistema possiamo guadagnare nel futuro, ok? Gli accorgimenti del caso, dopo nello specifico, si studiano, ok? Se un sistema ci fa, vedremo alla fine del webinar, se ci fa lavorare in certe condizioni, ma in quelle condizioni il mercato non ci consente di lavorare, è un casino. Ok. Quindi, che se seguite regolarmente, ci porteranno del profitto finché queste caratteristiche non cambiano, o l'inefficienza seguita finché non si esaurisce. Questa cosa vuol dire? È che un sistema di trading non è detto che sia sempre profittevole. Ok. Però l'importante è conoscere, ok, esattamente qual è la caratteristica del mercato che questo sistema riproduce. Perché è importante? Perché così possiamo osservare, quindi non solo utilizzare il sistema, ma fare tutte le osservazioni necessarie, ok,
monitorare la persistenza di questa inefficienza, di questa caratteristica del mercato. Ok? Quando il nostro monitoraggio, la nostra osservazione ci porterà a dire: ok, questa cosa non esiste più. Lo so che molti di voi non abituati a vedere delle lineette, degli scarabocchi sul grafico, vi state già perdendo, non sapete proprio visualizzare o definire mentalmente di che cosa sto parlando. Lo so, è così, però è perché nel mondo del trading veramente c'è un vuoto di formazione di base che è una cosa veramente allucinante, ok? Quindi si definisce una certa caratteristica del mercato o si scopre un'inefficienza, la si segue schematizzando una serie di condizioni e la si osserva. Ok, quindi non è semplicemente, la maggior parte delle volte non è semplicemente ah, ma un sistema non funziona più. Ok. Ma diciamo lo scenario migliore per un trader di un certo livello è che un sistema non funziona più, ma io ho osservato il mercato e non trovo più le condizioni per cui questo sistema possa funzionare. Ok, sì, è tutto idealizzato, è tutto su base più o meno teorica, però tant'è, diciamo, la base su cui lavorare è questa. Che cos'è? Non è, cosa non è un sistema di trading? Ok, molti confrontano il sistema di trading con un template, un indicatore, c'è chi mi chiede, ah, mandami un indicatore che funzioni. Ragazzi, no, l'indicatore non è un sistema di trading. L'indicatore è una caccia di formula che ha come argomenti tempo e prezzo. Ok, l'indicatore non indica dove comprare, dove vendere. Sì, esistono gli indicatori con le freccette, con i segnali, però la maggior parte si tratta di fuffa, ok? Di truffettine online, nient'altro. Ok, l'indicatore è solo una formula. Il sistema di trading è una cosa più completa, ok? Quindi non è un indicatore, non è un pattern. Un pattern può esistere, dopo vediamo un pattern, però un pattern non è un sistema di trading. Ok, non è un'idea operativa, non è una percezione momentanea, non è un trading di pancia, che sono cose che vanno benissimo, d'accordo? Anch'io posso benissimo fare un trade, non so, del tutto di pancia, teorico, oppure basato su un'osservazione non approfondita. Non so, per esempio, vedo le borse crollare, dico, ma sì, io l'economia americana a sconto, me la comprerei anche, ok? Faccio l'acquisto. Si può benissimo fare, poi può andare bene, può non andare bene, ma non stiamo parlando di un sistema di trading. Non è un sistema di trading se non è composto da questi quattro fondamentali punti. Precise regole di entrata, precise regole di uscita. Anche qui sembra banale, ma non lo è, perché molti vi dicono: ah, ma io vi insegno questo pattern. Dopo è una questione di uscire. Ho sentito anche a dire a molti trader, proprio considerati, proclamati come esperti di trading, di sistemi di trading o simili, dire delle cose veramente oscene, del tipo: ah, ma io posso entrare quando mi pare, ma dopo l'importante è uscire, oppure non conta la regola di entrata, conta la regola di uscita. Mamma mia, che orrore, che orrore che si sente nel mondo della formazione del trading online. No, un sistema di trading ha precise regole di entrata e precise regole di uscita. Nel sistema devono essere presenti entrambi e sono entrambi importanti allo stesso modo, non si scappa. Ok? Perché non è che se entro per una certa regola e esco per una cosa, diciamo, una sensazione mia discrezionale, sto seguendo un sistema di trading. No, vuol dire che o sto tradando alla cazzo, o sto tradando diciamo, a intuito, che potrebbe anche andare bene, però non è non è ciò di cui stiamo parlando, non sto seguendo un sistema di trading, ok? Ed eventuali condizioni aggiuntive, la famosa contestualizzazione. Molte discussioni come nascono sulla questione analisi tecnica, queste cose qui. Dicono: ah, ma sì, ma voi tipo voi trader algoritmici automatizzate l'entrata
ma poi non l'ha contestualizzata perché magari il sistema entra in un momento in cui io non entrerei mai, mi dice il trader, ok, l'analista tecnica. Non è proprio così, d'accordo? Perché non ha nessun senso un sistema di trading o comunque un'indicazione di trading che non abbia compresa anche la condizione, tutte le condizioni aggiuntive necessarie. Cioè, è inutile che mi dici, guarda, c'è questo pattern che si chiama Pinocchio, pin bar o calicetto, però dopo lo devi saper contestualizzare rimandando una qualche qualità naive di non so quale abilità innata del trader del contestualizzare un certo pattern. No, precise condizioni aggiuntive devono far parte delle indicazioni di un trading system. Non si scappa. E quarto punto, ok, che non troverete mai quando avrete a che fare con un trader discrezionale o analista tecnico e sono le statistiche. Ok, quindi preciso regola di entrata, di uscita, condizioni aggiuntive che hanno prodotto certo tipo di statistiche di risultati in passato. Senza le statistiche allegate alle regole di entrata, di uscita esatte, non stiamo parlando di un sistema di trading, quindi se un corso vi vendono una serie di condizioni di entrata, di uscita, stop loss qua, stop loss là, fine trend, banda di Bollinger, candlestick, eccetera, ma non vi dicono che, ah, guarda, questo pattern negli ultimi 10 anni, o nell'ultimo anno, o ultimi 3 anni, ha prodotto un tot di entrate con un tot di vincite, un tot di perdite, con un certo rapporto rischio-rendimento, tutte le statistiche necessarie, vuol dire che vi stanno vendendo il nulla. Ok? Perfetto. Perle per tutti. Allora, questa già la conoscete in molti. Non tradare ciò che vedi, trada ciò che sai. Ok, è la base della mia formazione di Sergey Magalà, Trading 2.0. Ci basiamo sulle cose che andiamo a scoprire con la nostra ricerca e non su quello che, diciamo, vediamo scarabocchiato sul grafico. Un esempio di inefficienza, perché vogliamo arrivare a definire visualmente che aspetto ha un'inefficienza, o perlomeno una, diciamo, persistenza, un'evidenza statistica. Prendiamo per esempio un grafico della temperatura, variazione della temperatura giornaliera. Ok, che cosa fa la temperatura giornaliera nell'arco dell'anno? Solitamente in media sale di giorno e scende di notte, verso sera scende, la mattina man mano che si alza il sole scalda la terra, si scalda l'atmosfera, la temperatura aumenta. Siamo d'accordo? Perché siamo d'accordo? Perché è un'osservazione che facciamo da sempre. Lo osserviamo ogni giorno, salvo qualche eccezione, da sempre. Quindi si tratta di un'evidenza statistica incontestabile. E in più, se abbiamo fatto la scuola dell'obbligo, sappiamo anche definire le cause di questa variazione, ok? Quindi l'andamento della temperatura è assolutamente prevedibile. Ok, questo è il tipo di prevedibilità, diciamo, ideale che si può trovare, che si può ricercare in un mercato. Ok, sempre a livello teorico. E se un grafico della temperatura prevedibile non so, 100 al 99%, grazie alla conoscenza dell'evidenza statistica, alla conoscenza delle cause di queste variazioni, okay, se su questo grafico noi troviamo un pattern, una trend line, un qualcosa che va contro queste previsioni, diciamo, di buon senso, ce ne freghiamo, okay? Perché ovviamente la temperatura non si muove
secondo le lineette che possiamo disegnare sul grafico. Ok, si muove per altri motivi. Vediamo un'evidenza statistica invece dei mercati finanziari. Ok, cosa possiamo osservare? Quotidianamente, vabbè, quello lì. Diciamo in maniera quotidiana, in maniera talmente regolare da poter definire come evidenza statistica la diminuzione sistematica della volatilità degli strumenti finanziari europei del continente americano nella sessione asiatica di notte, perché si ritirano i volumi delle contrazioni e perché, diciamo, le notizie macroeconomiche piuttosto che fondamentali vengono a mancare negli orari in cui è, diciamo, è tutto chiuso, in cui ci riposiamo. Siamo d'accordo? Ok, possiamo aspettarci un'evidenza statistica semplicemente osservando gli orari di contrattazione. Consideriamo che il Forex è aperto 24 ore su 24, a differenza di alcuni altri mercati, ci ritroviamo una cosa del genere. Ogni santa sessione asiatica, quindi ogni santa notte europea e americana, noi assistiamo a una contrazione del range medio, volgarmente impropriamente chiamata volatilità. Di giorno questa volatilità, diciamo, sconta tutte le variazioni di prezzo, tutta, diciamo, la lotta tra i compratori e i venditori, se vi piace la terminologia da price action, ok. E di notte invece si contrae. Tutte le volte, no, qualche eccezione ci sarà anche, però se tracciamo una TR sul grafico euro-dollaro, per esempio, su qualsiasi altra valuta europea o americana, ci ritroviamo una cosa del genere. Siamo d'accordo? Questa è un'evidenza statistica. Ci siete? È brutta questa cosa qui che vi sto dicendo? Ok. L'altra perla di Sergei Magalhaes, che non può essere così facile. È vero che i sistemi che funzionano possono essere semplici, anche abbastanza elementari. Dopo ne vediamo uno, dopo vedremo proprio l'aspetto di un'efficienza, inefficienza, diciamo, vera e propria. Ok, però non può essere così facile. Questa è l'altra cosa da imparare. Questa perla l'ho esteriorizzata qualche giorno fa in una maniera un pelino più colorita. Ve la risparmio qui scritta sulle slide, ve la dico a voce. Dobbiamo sempre tenere a mente, così ve l'ho ricordata meglio, dobbiamo sempre tenere a mente che il mestiere del trader è un mestiere di merda. Ok? Perché nulla è così facile. Ok? Perché sì, è vero che possono funzionare delle cose semplici, ma non dobbiamo confondere il semplice con il facile, con il comodo, assolutamente. Infatti, andando a lavorare dietro quella evidenza statistica, è difficile trovare qualcosa di operativo. In Webin, questo è un sistema, diciamo, presentato in uno dei webinar passati fatti per conto del broker Tickmill, ok, dove ho presentato questo sistema che entra alle rotture del canale notturno, diciamo, il canale di ristringimento della volatilità notturna, entrando al breakout, sì, qualche cosina si tira fuori, ok, però diciamo che grandissime cose non abbiamo trovate. Può essere sfruttata questa evidenza statistica nei sistemi? Assolutamente sì, bisogna un po' trovare il modo, ok. Se volete una dritta,
La maggior parte dei sistemi commerciali sul Forex, tra quelli che funzionano da diversi anni, sfruttano proprio questa cosa qui. Okay. Vabbè, per approfondire, corso MQListi e corso sull'Apollo Action, d'accordo. Quindi, purtroppo, la conseguenza dell'efficienza dei mercati è che ogni occasione di probabilità tende ad essere scontata prima di darci un'occasione di speculazione. Okay. E più il mercato è efficiente, cioè più il mercato è efficiente quando è più liquido, diciamo, è più accessibile, come lo è il Forex. Il Forex è il mercato più difficile che ci sia, okay, se vogliamo trovare delle inefficienze. Se vogliamo trovare della stagionalità piuttosto che dei pattern ricorrenti, ok. Di contro, di buono ha che è molto accessibile, e dopo vedremo un'altra caratteristica, anche continuate a vedere il webinar, un'altra caratteristica molto interessante sempre del Forex. Quindi abbiamo i pro e abbiamo i contro, come inoltre in ogni cosa. Ovviamente le falsità, le false informazioni dell'analisi tecnica della Forex Station non aiutano. Ok, definiamo un pattern già che ci sono, ok? Perché per dire qual è la differenza tra un pattern e un indicatore oppure un trading system. Che cos'è un pattern? Allora, un pattern è una conformazione di un indicatore derivato dagli argomenti prezzo-tempo, quindi una conformazione facilmente identificabile tramite precise indicazioni numeriche. Ok, quindi è come se fosse un trading system, perché ci vuole un'esattezza, una precisione di definizione per parlare di un pattern, ma non è un trading system perché non ci dà informazioni, okay, su come questo pattern può essere utilizzato. Quindi, che sia valido o no, noi non lo sappiamo. È come dire che io guardando le nuvole, diciamo, i bordi frastagliati tra le nuvole, osservo molto spesso questa conformazione che mi ricorda un cavalluccio marino. Ok? Se definisco un po' geometricamente, matematicamente questa forma, posso anche parlare di un pattern. Però le indicazioni operative latitano quando si parla di price action e di analisi tecnica basata sulle candlestick. Ok? Per indicatore, perché qui ho detto non ho parlato di candlestick o di barre, ma ho parlato di indicatore prezzo-tempo, perché esistono pattern formati da indicatori. Ok. Un RSI che supera un certo livello è un pattern. D'accordo. Nel caso dell'analisi delle candlestick, la candela è un indicatore. Okay. È un indicatore formato dagli argomenti prezzo-tempo, infatti una candela è formata da quattro prezzi e il tempo, l'orario dell'apertura e la durata del periodo. Ok. Quindi un'informazione, diciamo così, per niente definita, tipo alla fine di una discesa, di una salita, che non vuol dire niente, ecco, questo non è un pattern. Se io vi dico tre candele rialziste con il corpo maggiore della metà del range formano un pattern, ok, Black Crowes, White Soldiers, queste cosine qui, ecco, questo è un pattern perché è definibile numericamente, ok? E abbiamo detto prima che un pattern o un indicatore, un qualsiasi cosa, un'inefficienza, un'evidenza statistica, non è nulla, cioè non c'è utile in nessun modo se non è integrata in un sistema di trading. Cioè, capite dove voglio arrivare? Questo è un concetto molto importante. Osservazione, ok, vediamo che ogni tanto si ripete questa cosa qui, le barre formano un certo pattern, una certa confermazione, ok? Osservo un'indicazione statistica, un'evidenza statistica come questa, ok? Quindi cosa faccio? Se non ho messo insieme che cosa?
delle regole precise di entrata, di uscita, eventuali condizioni aggiuntive con sterilizzazione, aggiungerei senza sovrabottizzare, però qui già entriamo nel dettaglio del lavoro del sistemista. Ok, se non ho definito questi tre punti e non ho in qualche modo ricavato delle statistiche che mi confermino che questi tre punti mi servono a qualcosa a livello operativo, ho in mano un bel niente. Ok? Mi raccomando, prendiamo un semplice pattern le pin bar qui, giusto per, ok, dopo ma te non conosci l'analisi tecnica, perché dopo si sentono offesi, no, gli analisti, no, perché se parlate così, perché non siete bravi a tracciare le trend line, i supporti, resistenze, ma qui siamo, andiamo a prendere la, che cos'è, pricesection.com, università della price action, e prendiamo la definizione da qui. Ok, qui il famoso trader Neil Fuller, che ci insegna la price action. Quindi prendiamo la pin bar. Allora, per farla proprio a livello semplice, come l'ho automatizzata? Perché io voglio schematizzare un pattern in precisa regola di entrata e di uscita. Ok. Nulla vi impedisce di, diciamo, variare. Dopo, se volete, vi mando i codici di tutti questi sistemi. Dopo li vediamo. Sono semplicissime, poche righe di codice. Ok, a cosa mi servono? Mi servono per produrre delle statistiche di un trading system. Ok, non è necessario. Io posso anche passare 10 anni della mia vita a testare un pattern piuttosto che una cosa imparata a un corso di trading sull'analisi tecnica, e per poter dire fra 20 anni, ah, ma io sono 10 anni che guadagno seguendo questa cosa qui. A chi piace questo tipo di approccio va benissimo. Ok, io che ho un'impostazione più sistemica, preferisco farmi una statistica su dei dati passati che sono dei dati certi e incontestabili, ok, schematizzando la mia idea di trading in precise regole di entrata e di uscita, formando un trading system. Lo posso fare tramite la piattaforma MetaTrader 4, qui ci vuole un po', diciamo, di conoscenze di programmazione. Lo posso fare con altre piattaforme più semplici diciamo, da approcciare come Multicharts TradeStation. Dopo questa cosa qui, che qui scrivo in 10 righe, lì la scrivo in 3 righe in croce, d'accordo? Con una sintassi molto semplice. Ok, però posso utilizzare un foglio Excel, d'accordo? Però ho bisogno delle statistiche, devo sapere che perlomeno questa roba qui, perlomeno nel passato, mi abbia portato del profitto, se no è inutile, se no si tratta di informazioni completamente inutili. Ok, allora qui ho automatizzato il mio, qui adesso, allora era stop loss sopra, allora, calma, ci siete, mi state seguendo? Allora, come ho automatizzato il pattern? Le variazioni sono ben accette, provate, se siete convinti che sto dicendo delle stronzate, perché magari dite, ah, ma la pin bar si definisce in un altro modo, il rapporto tra il corpo e l'ombra, la coda, il becco deve essere non 2, ma 2, 3 quarti, 2 e mezzo, 2,35. Benissimo, provate. Ok, sono qui apposta per, diciamo, stimolarvi a non dare le cose per scontato, nemmeno quelle che dico io, ma di investire il vostro tempo nella cosa nel modo più proficuo che esista, facendo della ricerca. Ok. Come ho definito questo pattern? Allora, ho preso il massimo, minimo, apertura e chiusura della candela, i quattro prezzi che formano la candela. Ho trovato il prezzo medio. Ok, il prezzo medio. Facendo cosa? Trovando la il range, la differenza tra il massimo e il minimo diviso 2, ok, praticamente viene fuori il range di quanti punti è composta questa candela, e poi faccio il massimo meno range, praticamente il prezzo che si trova a metà di ogni candela. Ok.
Se io ho sia la chiusura sia l'apertura sopra il prezzo medio, ok, ho il segnale buy, altrimenti ho il segnale sell. Molto semplice, ok? Ovviamente si può anche invertire. Si possono cambiare le condizioni. Allora, qui ho aggiunto anche che il corpo deve stare ok, due volte, quindi deve essere minore della metà del range. Adesso, la metà con queste condizioni sarà sempre minore della metà, ok, se è minore della mediana. Ok, quindi con questa cifra, con questo rapporto uguale a 2, questa è una condizione, diciamo, superflua. Ok, qui c'è da ragionare un po'. Però nulla mi toglie di cambiare questo rapporto, quindi considerare solamente le pip bar con un corpo che è un terzo del range totale o di un quinto se lo volete più stretto. Ok, questo 2 si può mettere tra le impostazioni esterne e fare delle prove. Dopo vediamo anche come farlo. Ci si mette, cioè questo codice qui, i ragazzi che hanno fatto il corso per MQListi, il corso di MQL base con me, il corso in 5 serate, questo codice qui lo scrivono in 10 minuti, d'accordo? Però volete mettere, risparmiare 10 anni a provare a tradare una cosa che vi porta a questi risultati? Questa è euro-dollaro e dollaro-yen. Daily, 4 ore orario. Daily, 4 ore orario. Ok, take profit, mi sono dimenticato di aggiungere la slide, 50 punti. Si può variare, si può inventare un'altra uscita, si può uscire alla barra successiva, due barre dopo, alla fine della giornata, trailing stop, quello che volete, provate. Ok, provate. Fatto è che a primo impatto tutta sta grande inefficienza. Ok, lavorando sulla formina della barra, non l'ho vista. Paolo, sì, si può utilizzare i parametri del pin bar, dopo ci ragioniamo. Ok. Allora, la famosa contestualizzazione, perché qui mi diranno, ah, ma sì, ma tu vendi qua, che siamo alla fine di un range, quindi va bene che la pin bar è ribassista, ma tu vendi oppure qui, tu compri. La pin bar è ribassista, questa qui, vedete? Questa che sto indicando con il cursore. Questa è ribassista proprio, no, non si scappa. Ok. Anzi, non è ribassista, è rialzista. Boh, vabbè. Sbagliato immagine. Comunque, dopo apriamo la piattaforma e ci guardiamo. Ah, ok, questa è ribassista. Ok, questa è rialzista. Tutto giusto. Questa qui è rialzista, vedete, perché io entro qui all'apertura della barra successiva, devo guardare la barra precedente, scusate, l'ora. Questa invece è una barra che abbiamo considerato ribassista, infatti il corpo è al di sotto della metà del range. Ok. Però mi diranno, ah, ma qui tu vai a considerare una barra senza contestualizzare il fatto che entri long dopo un certo trend rialzista. Sì, ci sta come ragionamento. Quando mi hanno venduto il pattern della pin bar, questo non me l'avevano detto, e già la cosa mi sta un po' ok, perché dopo guardando il grafico così è facile, però andiamo a contestualizzare, giustamente. Ok. Aggiungiamo al sistema che cosa? Una condizione che il pattern si deve trovare per i ribassi dopo, cioè il massimo della barra del segnale per un trade ribassista come questo, vedete, deve essere il massimo delle tot barre precedenti, quindi alla fine di un trend. Ho messo così semplice, semplice. Ho messo 10 barre che si possono dopo ottimizzare, fare 20, 30 barre, come volete. D'accordo? Sempre stop loss.
sul massimo minimo di bar e così via. Quindi ho contestualizzato. Ci sta? Beh, questo ci sta anche come considerazione. Sì. Diciamo che non evito di comprare sui massimi e evito di vendere sui minimi. Quindi qualche cosina migliora. Però vi accorgete che non è il pattern che ci migliora la situazione, ma la condizione evito di comprare sui minimi e evito di comprare sui massimi. Cioè, di vendere sui minimi e evito di comprare sui massimi. A mio avviso, poi io figurati, io sono un sistemista, quindi come la leggenda metropolitana vuole, i programmatori sono bravi a programmare, ma di trading non capiscono un cazzo. Quindi, come la leggenda metropolitana vuole, sicuramente mi sbaglierò a dire che qui la situazione è migliorata per il fatto che ho evitato di vendere sui minimi e di comprare sui massimi e non perché ho utilizzato il pattern pin bar. Proviamo a fare un'altra contestualizzazione ancora più contestualizzata. Ok, le bande di Bollinger. Come si fa a fare un sistema di trading senza le bande di Bollinger? Quindi contestualizziamo la nostra pin bar. Entriamo solamente se la chiusura della barra segnale è fuori dalle bande di Bollinger, ovvero se è sopra la banda superiore, noi entriamo in short, cioè teniamo in considerazione solamente le entrate short, e viceversa, se chiude sotto la banda inferiore, teniamo in considerazione le entrate long e usciamo alla prima chiusura oltre la mediana. Anche qui tutto ottimizzabile, tutto variabile, giusto per vedere un pochino cosa si riesce a fare cambiando le regole della contestualizzazione. Il senso sempre quello, ok, entrare short dopo un certo corsa al rialzo e entrare short dopo un certo rialzo e entrare long dopo un certo ribasso. Quindi il senso sempre quello. Trading system in reverting, euro-dollaro. Sì e no, diciamo che se avessimo scelta questa roba qui non la traderemmo mai sui nostri conti di trading, d'accordo? E anche qui, ok, è cambiata la contestualizzazione, ma qual è l'informazione interessante, la pin bar o la contestualizzazione stessa? Proviamo a lasciare solo la contestualizzazione, entriamo con la chiusura sopra le bande di Bollinger e usciamo alla chiusura sotto la mediana. Quindi oscuro le condizioni della pin bar e lascio solamente le condizioni delle bande di Bollinger. Qui ho utilizzato una funzione, dopo la faccio vedere, %B. Ok. Ho in programma un corso gratuito di 3 giorni sugli indicatori, dopo conosceremo il %B e tutte queste cose qui. Minore di 0 vuol dire che siamo sotto la banda inferiore, maggiore di 1 vuol dire che siamo sopra la banda superiore. Ok, benissimo. Ho avuto risultati migliori, ok, di tutta, diciamo, la mezza giornata provata a tirare fuori qualche cosa dal pattern pin bar. Voi non ci credete? Io vi faccio vedere. Ci siete? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? È più facile tirare delle righe sul grafico, delle trend line, dei support resistenze invece che questa roba qui. Sicuramente. Allora, intanto vi faccio vedere i codici. Roba semplicissima. Allora, questa
è il sistema sulle pin bar. Dopo ve lo mando, ci metto un po' di commenti, ok, così adesso i commenti, diciamo, sono queste descrizioni qui, riga per riga, che spiega che cosa fa il codice, ok, però vabbè, cose così semplici, a torto magari un programmatore non se le scrive, però ci vogliono sempre. Ok, quindi vedete, una cosa semplicissima, anche perché dopo queste funzioni qua, per chi fa il corso di MQListi con me, le scrivo una volta, dopo le riutilizza. Ok, questo è lo stesso pattern con la sua contestualizzazione. Ok, questa qui è quello contestualizzato con le bande di Bollinger e senza. Ok. Allora, proviamo quindi pin bar più bande di Bollinger. Proviamo euro-dollaro daily. Take profit 50, stop loss 0. È rimasto lì il top bar che dopo non lo utilizziamo più. Questo la togliamo. Ci metto un secondo. Euro-dollaro dal 2000. Allora, sto testando in punti di controllo. In questo caso non è un problema perché andiamo a vedere. Andiamo a vedere i prezzi di chiusura di barra. Quindi non ci importa nulla. Niente, qua contestualizzazione più bande non ci aiutano. Ok. Vedete, contestualizzazione più bande non ci aiutano. Ok, malissimo. Andiamo a togliere le istruzioni che codificano la pin bar e lasciamo solamente il segnale bande di Bollinger. Faccio un po' vedere il lavoro sporco di trincea del sistemista. Niente, solo questa fa schifo. Come ho ottenuto i test, quelli carini che vi ho fatto vedere prima. Allora, Paolo, puoi ripetere il discorso delle bande di Bollinger? Quale in particolare? Allarghiamo stop loss e take profit, quindi lasciamo solamente il segnale delle bande di Bollinger. Il metodo di entrata e di uscita. Certo. La pin bar che abbiamo programmato prima, ovvero ribassista se, allora, il corpo deve essere minore della metà del range, ok, e sia la chiusura sia l'apertura si devono trovare sotto la metà, diciamo, il prezzo medio della barra. Viceversa per la rialzista. Ok? E in più la chiusura di questa barra per i sell deve stare fuori dalla banda superiore e per i buy sotto la banda inferiore. Ok? Oh, però qui già qualche cosina cominciamo a vederla.
ore. E l'uscita è la prima chiusura sotto 4 ore. Vedete che qua già qualche cosina cominciamo a vederla. E ci sono arrivato e vi assicuro che molti trading system nascono in questo modo, ovvero testando un'idea comunemente conosciuta, come può essere una pin bar, un supporto resistenza o quello che volete preso dall'analisi tecnica classica o dalla price action, che vi dico già in partenza, non funzionerà, ok, ma cercando di, fra virgolette, contestualizzare. Quindi andando a studiarci qualcosa di più serio, ok, più incidente, più incisivo, qualche caratteristica, diciamo, più incisiva dei mercati finanziari, e alla fine si va a togliere la parte dell'analisi tecnica classica della price action e lavorare solamente sulla cosa che abbiamo trovato. Quindi abbiamo visto che alla fine, dai e dai, qualche test, bene o male, decente, l'abbiamo tirato fuori. Proprio togliendo l'informazione superflua della pin bar e lasciando solamente la contestualizzazione, e in più ci abbiamo adesso, sapevo già dove andare a parare perché non so se vi siete accorti, non ho più testato euro-dollaro, ma ho testato degli altri cross. E su quei cross lì potevo aspettarmi un risultato positivo di un trading mean reverting, perché, ma non perché sono bravo, perché ho letto, perché sono un programmatore o perché l'analisi tecnica funziona, ma perché conosco le caratteristiche intrinseche di quei mercati, ovvero la correlazione tra le valute componenti, correlazione a una materia prima come terzo punto. Un po' di cose, diciamo, che imparate, okay, nei corsi dell'Apollo Action. Quindi, ancora una volta, vediamo l'applicazione pratica del fatto che vince non ciò che si vede sul grafico, la pin bar o cose del genere, ma ciò che si sa. Ok, qui i risultati decenti sono stati ottenuti. Adesso è un test stupido, ok, senza variare nessun parametro, senza andare a fare degli studi precedenti, cioè proprio buttato lì così, ok? È proprio la conoscenza dello strumento finanziario, ok? Che ci aiuta a tirar fuori qualcosa di interessante, ok? E non le informazioni che solitamente ci vengono propinate dall'analisi tecnica, dalla price action o dalle credenze comunque comuni, ok? Ci siete? Vi dispiace che vi ho smontato un po' le pin bar? Allora, sicuramente morite della voglia di dimostrare che io ho torto e la price action di Neal Fuller funziona, quindi potete benissimo accettare questa sfida. Programmare un sistema, fare il mio corso per MQListi, così imparate a scrivere questi 2 o 3 codici in MQL, che è semplicissimo. Questo il pattern successivo, pin bar and inside bar combo trading strategy, inside bar combo pattern. Quindi prendiamo la pin bar con vicino una inside bar, e qua non si scappa. Allora, no, vedete, pin bar e inside bar subito dopo. Questo funziona, garantito. Quindi, se siete bravi, fatevi questo sistemino, vi regalo l'Apollo Action, un corso da 500 euro, l'Apollo 1. Ma so già che non ci caverete fuori niente, ok? Sono cattivissimo con questa roba qui, d'accordo? Sì, no, ma con la contestualizzazione così, no, ok. Se prendete quelle 2, 3, 4 cose che funzionano su Forex e le mettete dentro sotto forma di contestualizzazione, allora potete
Potreste anche ritrovarvi con un pattern o qualche altra sciocchezza che vi porta qualche risultato decente, ma la, fra virgolette, contestualizzazione, ok, che starà funzionando. Ovvero, se voi a priori conoscevate delle cose, sapevate delle cose, ok, sapevate, già potevate prevedere il risultato dei test che abbiamo fatto fino adesso. Gelindo mi dice, ma è il tuo vero nome? Gelindo Pangasio? Grande, non puoi sentirmi, ma ti sto facendo un applauso. Ti ringrazio. L'applauso ve lo faccio io a voi che siete qui a seguirmi, e ho visto che in un'ora non ho perso neanche un follower. Ok, siete tutti quelli che, cioè, fin dall'inizio mi state seguendo. Complimenti a voi. Andiamo a vedere un'inefficienza vera che aspetto a. Ok, allora, qui non è che vi voglio. Allora, sì, è una cosa sulla quale si potrebbe lavorare. Vi ricordate la slide della definizione del sistema di trading? Ok, deve essere replicabile con accorgimenti. Dopo parleremo degli accorgimenti, però qui l'intento è di far vedere l'aspetto di una, diciamo, vera e propria inefficienza, di una vera e propria evidenza statistica trasformato in un sistema di trading. Ok, sempre a livello molto basilare, ci sarebbero tante cose da dire, eccetera. Paolo dice, domani la contatto per quel doppio pattern. Benissimo. Allora, Marco dice, Unger usa i pattern. Non mi parlare di Unger, lo so benissimo. Cioè, più o meno lo so cosa usa. Gap settimanale. Anche questo è un pattern. Eccoti un pattern. Gap settimanale su Forex. Siamo d'accordo che ogni weekend, allora, il Forex è aperto da, diciamo, da lunedì inizio giornata, ovvero dalle 11 di sera di domenica del nostro orario attuale fino alla chiusura del venerdì sera. Siamo d'accordo? Chiuso solo nel weekend. Quindi, essendo un mercato molto liquido, tra le sessioni operative non ci sono particolari gap quasi mai. Ok, invece possiamo affermare con ragionevole certezza che tra la chiusura del venerdì sera e l'apertura di lunedì notte, domenica notte, lunedì mattina, assistiamo ad una certa differenza tra apertura e chiusura, ovvero il gap. Adesso non sto a spiegarvi che cos'è il gap, lo sapete, infatti l'abbiamo visto anche questo weekend, il mercato ha aperto, vedete, con una certa, vedete, differenza. La chiusura, allora questa è una barra rossa, no? Vabbè, arancione e rossa. Quindi la chiusura è questo prezzo qui che sto indicando. L'apertura di lunedì è qua su, quindi c'è tutta questa differenza dopo il mercato sceso, dopo il risalito. Ok, la leggenda metropolitana vuole che il gap sul Forex vengano sempre chiusi. Può essere considerata come, diciamo, informazione, come evidenza statistica? È da verificare. Ok. Andiamo, prendiamo un foglio Excel piuttosto che una piattaforma di sviluppo e andiamo a vedere se è vero che ogni weekend il mercato apre un gap, e andiamo a vedere se è vero che questi gap vengono chiusi in, diciamo, tempi ed in escursioni di prezzo ragionevolmente sopportabili. Non so se seguite. Anche qui, 6 righe di codice. Ok, per la MetaTrader, vedete, ah, quanto è complicato la MetaTrader, no, programmare in MQL, no, è semplicissimo,
Comunque, su altri linguaggi, questa cosa qui veramente la scrivete in 4 righe di numero. Quindi non spaventatevi. E comunque, per chi vuole fare il corso di Mecolisti, dopo 5 serate del corso base, queste cose qui le scrivete a mena dito. Okay? Semplicemente andiamo a vedere la differenza tra l'apertura della candela settimanale attuale e la chiusura della settimana scorsa, e se c'è una differenza, ho messo arbitrariamente maggiore di 10 punti per non entrare su dei gap piccolissimi, che magari ci sta anche, però vabbè, giusto per avere un po', diciamo, di verbo operativo. Queste sono le major. Ok. Stop loss l'ho impostato, allora è uno stop loss basato sull'ATR 10 ATR orari. Questi sono i cambi contro il dollaro delle major, quindi euro-dollaro, sterlino-dollaro, neozelandese-dollaro, dollaro-canadese, dollaro franco-svizzero, dollaro-yen. Questi sono i backtest. Mi piace? Mettendoli insieme otteniamo questa equity. Oh, signori, c'è. Adesso. Allora, euro-dollaro. La banalità di questo sistema. Ok. È una roba così. Qui c'è anche una funzione in più, ok. Allora, chiude il venerdì pomeriggio alle 18. Stop loss è tot volte, 10 volte, diciamo 10 volte di default. Si può anche provare anche senza stop loss, ok. Però ce lo vogliamo mettere per controllare un po' il rischio. 10 volte l'ATR giornaliero, cioè giornaliero orario, ma perché avevo pronta una funzione scritta così, ce l'ho messa, ok? Non è che sono stato a ottimizzare, modellare il sistema, giusto per buttar lì una prova, ok? E le cose che funzionano, funzionano anche così alla grezza, solitamente. Euro-dollaro, andiamo a testare. Se avete dei dubbi sulla qualità di test, perché dopo molti diranno, molti, alcuni diranno, ah, ma Sergei, fai test con i punti di controllo, gna gna gna. Canale Trading 2.0 di Sergei Magalà, c'è il webinar su come sull'affidabilità dei test MetaTrader, c'è tutta la spiegazione, non fatemi ripetere le cose. Fare il test in questo modo, oppure farlo a ogni tick, oppure ogni tick importato, quello che volete, spread varia tutto quello che volete, è la stessa identica cosa, perché qui mi importa solamente dei prezzi di apertura e chiusura e basta. Ok, comunque vabbè, sono concetti da sapere. Ok, quindi concetto semplicissimo. Vedete che guadagnicchia. Ok. Andiamo sempre contro l'euro. Niente. Ok. Quindi torniamo alle slide, dice sì, le nostre sei cambi major, ok, hanno prodotto questa equity, sì, carina, bella, cioè io la userei volentieri, però cosa succede se andiamo a testarlo su tutto il Forex? Quindi le major più tutti i cross. Ok, questo senza ottimizzare, senza cambiare impostazioni, senza contestualizzazioni
Vedete la differenza tra una cosa che funziona, che non deve essere contestualizzata, perché dopo magari la contestualizzazione che guadagna, ma non il pattern è un'informazione aggiuntiva spesso inutile, ok? E quando invece il pattern funziona alla faccia di una cosa, in barba a qualsiasi discorso sulla contestualizzazione o non lo so, capacità innate del trader discrezionale che vanno benissimo, però non devono essere confuse con la validità di un pattern o di un trading system. Questo è lo stesso sistema senza cambiare una virgola di impostazione, senza contestualizzazione o altre cose del genere, testate su tutti i cross del Forex. Questa è la risultante. Ok, io tornando indietro di 10 anni o di 20 anni ci farei la firma per un sistema del genere. Voi cosa dite? Fermo restando che è migliorabile, perché qui usciamo o alla chiusura del gap o comunque vada alle 18 del venerdì oppure per stop loss. Magari togliendo lo stop loss viene anche meglio il test, perché l'equity migliora. Non abbiamo lo stop loss, quindi ogni tanto l'oscillazione dell'equity sarà, il drawdown sarà peggiore. Ok, però qui vediamo che guadagniamo praticamente ogni anno. Questo è l'aspetto che ha un'inefficienza. Senza contestualizzazioni, senza discorsi vari, senza menate di nessun tipo. Ok, quasi la totalità delle volte il gap settimanale viene chiuso, punto e basta. Questa è un'inefficienza. Purtroppo abbiamo già visto che il mercato le inefficienze, le occasioni di probabilità, cioè, tende a scontarle, tende, diciamo, a, come dire, renderci la vita difficile. Quindi non dimenticate il secondo detto, non può essere così facile. Per un trading di questo tipo abbiamo bisogno di un broker che in apertura dei mercati ci esegua senza slippage, che non ci allarghi lo spread. Anche qui si possono pensare degli accorgimenti, perché magari il gap, non, il mercato non parte subito a chiuderlo, ma magari rimane un po' fermo oppure fa un movimento nella direzione del gap, quindi riusciamo delle volte a entrare a un prezzo migliore e così via. Qui ho testato con 2 punti di spread. Adesso su alcuni broker è impensabile fare un trading del genere perché magari la prima ora di apertura del mercato lo spread può essere anche di 5, 6, 10 punti, soprattutto quando apre molto in gap. Altri broker invece ce la consentono un'operatività del genere. Poi considerate che qua parliamo di un'operazione a settimana spalmata su tutti i cross, quindi potrebbe essere tenuta in conto per essere aperta, fatta leggerissima. Ok, proprio con un micro lotto, con un capitale grande, proprio una cosina molto, un'operatività, diciamo, molto marginale da affiancare alla nostra solita operatività. Ok, qua poi in quest'equity ho utilizzato sempre l'entrata fissa, quindi non ho reinvestito gli utili, se no avremo una parabola, ok, molto più interessante. Solo. Allora, tutto questo solo per farvi vedere l'aspetto che hanno le evidenze statistiche, ok, e le inefficienze vere e proprie, d'accordo? A differenza della maggior parte delle informazioni che ci arrivano, che sono di tipo di carattere, diciamo, visuale, i vari pattern, la varia price action, queste cose qui, che vi assicuro, spesso, cioè la maggior parte delle volte, ci fanno semplicemente perdere tempo e soldi, e dite voi, decidete voi quale dei due è più importante. Benissimo, vi ringrazio di aver partecipato, di avermi seguito
fino adesso. Adesso sicuramente si dirà in giro, ma Sergei Magalà, dopo tanti anni di trading sistemico, ci porta un sistema sui gap e dica, vabbè, la vita non è mica dura solo per me. Se volete approfondire, ricevere questi expert advisor, pastrocchiare con il codice, mail a trading2.0.com. No, aspetta. Doveva esserci l'email. Scusate allora. Gmail.com, ecco, scrivetela, mandatela qui l'email. Segnatevela. Per chi ha seguito il corso adesso all'inizio abbiamo avuto un po' di problemi di accesso, quindi molti magari non hanno partecipato a questo punto. Se volete approfondire, allora, corso, call to action. Dopo vi dirò il prezzo per chi ha partecipato al webinar. L'ultima chiamata. A prezzi, diciamo, di lancio, ok? Dopo vi mando le condizioni e tutto. Qui si parla di strategie operative sul Forex. Come abbiamo visto in questo webinar, farò vedere le ricerche fatte, le conoscenze da avere per arrivare a definire quel tipo di sistema e il sistema con tutte le sue componenti, quindi entrata precisa, uscita precisa, eventuali contestualizzazioni, fra virgolette, informazioni aggiuntive e statistiche. Ok, quindi no, qui non si sbaglia. E si tratta di sistemi di indicazioni operative selezionati per essere utilizzati anche in manuale. Ok, quindi non solo trading sistemico. Invece, se volete imparare a programmare i sistemi, corso online, ok, il corso più seguito di programmazione MQL, corso più seguito in Italia dal 2014, più di 200 studenti programmatori MQL, sistemisti formati, alcuni di essi adesso insegnano a programmare e si tratta in diversi casi di ragazzi che hanno approcciato il trading sistemico con questo corso senza aver mai scritto una riga di codice prima, d'accordo? Prezzo ridicolo del corso base 290 euro. Sono 5 serate da 3 ore. Non perdetevelo, ok? Finché i prezzi sono così bassi, sono disposto a cedere il corso a questi prezzi, ok? Sbrigatevi a comprarlo, perché veramente vi farà fare il giusto salto di qualità. Sia che siate trader con impostazione discrezionale, sia per i trader sistemici. Ok, perché io non distingo più di tanto le due cose. Ok, leggo le eventuali domande. Ok, Marco, ciao, benissimo. Hai la febbre? Vabbè, grazie di essere stato qui fino adesso. Paolo ci dice: sui gap bisognerebbe filtrare quelli troppo grandi, quelli troppo piccoli. Sì, si possono fare tantissime cose, bravo. Poi, ovviamente, ragazzi, trading sistemico va bene, cioè, allora, un backtest è un backtest. È per vedere, verificare sulle serie storiche se è vero che esiste una certa ricorrenza, una certa evidenza statistica, una certa inefficienza, d'accordo? Poi, è ovvio, se questo weekend c'è la Brexit o Little Exit o Spagna exit o una guerra civile nel cuore dell'Europa, anche se l'euro mi apre in gap, non è che mi ci metto contro, cioè, ragazzi, un po' di cervello lo dobbiamo usare, ok?
Va bene che i trader che seguono Gunn, Elliott, quelle cose lì, ci considereranno degli stupidi noi sistemisti, ok? Perché gira anche questa cosa qui. Però ovviamente non è che dobbiamo esserlo. Quindi un po' di buon senso, un po' di percezione di quello che sta succedendo nell'economia ci vuole, perché dopo dicono: ah, ma tu, Sergei, credi che i mercati siano solo statistica? Cazzo, no, bisogna guardarsi attorno costantemente, ok? Quindi è ovvio che se mi apro un gap per un motivo, qualche motivo macroeconomico, politico, non indifferente, un aumento esagerato dei tassi di interesse deciso nel weekend, queste cose qui, non mi metto, ok? Non mi metto contro un'analisi del genere. Semplicemente perché mi voglio impuntare a seguire un trading system. Mi raccomando, ok? Quindi certo, Paolo, bisognerebbe sì filtrare, ma anche monitorare quello che sta succedendo. Assolutamente sì. Martino, grande te. Arturo, Paolo, perfetto. Paolo, eri andato via, ti avevo risposto, sei andato via, è tornato per caso. Vabbè, risentirai la risposta nella registrazione. Va bene, signori, se non ci sono altre domande, vi saluto. Grazie, Cristiano. Alla prossima. Ciao a tutti.